Se volete acquistare crediti, passate da vipcoinsfifa.com, veloce, sicuro e affidabile. E con il codice coupon MALATI15 avrete il 5% di crediti in più. Bella a tutti ragazzi, io sono Silver dello staff di Noi Malati di Foot e sono qui oggi per portarvi la recensione di Benteke Second in Form, diventato parte della squadra della settimana grazie al gol rifilato in campionato al Tottenham. A me questo giocatore è molto piaciuto, soprattutto grazie al fisico, che devo dire è proprio un carro armato questo giocatore, non lo spostate neanche morto. Benteke, giocatore belga della Aston Villa, si presenta con un 82 di overall, che si divide in un 82 velocità, 87 in tiro, 68 in passaggio, 79 in dribbling, 37 in difesa e 90 in fisico. Partiamo come al solito dalla velocità, velocità che si presenta con un 82 sulla carta, ma che si divide in un 80 in accelerazione e 83 in scatto. A me la velocità di Benteke mi è molto piaciuta, devo dire. Soprattutto nei primi scatti, infatti, quando partiva era difficile prenderlo, e dopo, grazie all'80 di accelerazione, riusciva a tenere una buona velocità. Quindi affermo che sia l'accelerazione che lo scatto sono entrambe buone per questo giocatore. Soprattutto contando il grande fisico che ha, è un'ottima statistica. Ora passiamo al dribbling. Dribbling che devo dire è discreto, niente di che, diciamo. Non un'ottima statistica. Infatti si presenta con un 79 sulla carta e si divide in un 80 in dribbling, 84 in controllo palla e 79 in agilità. Devo dire che non sono statistiche al top, ma che sono discrete, a parte l'agilità che secondo me è un giocatore poco agile e si sente in game questo. Ora parliamo del tiro. Tiro che è molto buono a mio parere, secondo me è una delle migliori statistiche di Benteke. Infatti si presenta con un 87 sulla carta e si divide in un 88 in finalizzazione, 94 di precisione di testa, 63 di effetto, 81 in long shot, 91 in potenza tiro, 87 in rigori e 48 in punizioni. I tiri di Benteke saranno molto buoni, a me sono molto piaciuti infatti, soprattutto la finalizzazione, davanti alla porta è rarissimo che sbagli, non capiterà quasi mai. Inoltre, grazie al 91 in potenza tiro, tirerà di quelle volte che i portieri non potranno parare. E spesso entreranno infatti i palloni tirati da Benteke. Poi i long shot sono molto buoni a mio parere, mi sono molto piaciuti. Ha segnato anche un long shot che purtroppo non sono riuscito a registrare, ma comunque vi assicuro che i long shot di Benteke sono molto buoni. Poi i colpi di testa. Benteke ha un 94 di colpi di testa, quindi sarà praticamente impossibile non buttarla dentro di testa con Benteke. Quando la prenderà sarà sempre gol. E inoltre è anche alto 1,90 m, quindi diciamo che è più facile che la prenda di testa. Poi i tiri a giro. I tiri a giro sono scarsi, purtroppo ha un 63 di effetto. Poi i rigori sono molto buoni di questo giocatore, ha un 87 sulla carta e mi sono molto piaciuti i suoi rigori. Ma ora passiamo ai passaggi. I passaggi non sono molto buoni, ma alla fine non gli serviranno più di tanto. Questo giocatore è un giocatore che deve finalizzare l'azione, non costruirla. E infatti i passaggi si presentano con un 68 sulla carta e si dividono in un 61 in cross, 51 in passaggi lunghi e 77 in passaggi corti. E ribadisco che i passaggi non gli serviranno, quindi non sono statistiche importanti queste, non le ho messe tra i contro. Ora parliamo del fisico. Il fisico di questo giocatore è fantastico. È uno dei giocatori più fisici del gioco. È un vero e proprio carro armato. Infatti, con un 90 in fisico, che si divide in un 90 in forza fisica, 85 in salto, 81 in resistenza e 51 in equilibrio, sarà impossibile spostarlo. Quando andrà a fare spallate con gli altri giocatori, non perderà mai un contrasto. Resisterà sempre a tutti i contrasti a spallate. Resisterà a tutti i contrasti fisici con giocatori anche molto forti in questa statistica, tipo Boateng, Kompany, per esempio. Inoltre, nonostante il 51 in equilibrio, sarà molto difficile che cada. E questa statistica mi ha sorpreso, infatti. Insomma, per riassumere, è un fisico perfetto quello di Benteke. Se lo provate, non vi pentirete assolutamente del suo fisico. Quindi per riassumere questo giocatore è molto forte, è un giocatore da prima divisione, secondo me potete usarlo tranquillamente in prima divisione, provatelo, assolutamente non ve ne pentirete, e soprattutto è un realizzatore, uno che butterà sempre la palla dentro e resisterà a tutti i contrasti anche. Come pro aggiungo le 4 stelle piede debole, che davanti alla porta lo renderanno molto più efficace anche sul sinistro, inoltre come contro aggiungo le 3 stelle mossa abilità che secondo me sono poche e per questo non mi sono piaciute. Concludo qui la mia recensione di Benteke Second in Forma. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e commentate dicendo cosa ne pensate di Benteke. Qui da Silver è tutto, bella!